cerimonia chiaramente si svolgerà all'interno, presso l'aula polifunzionale, dove ci sono illustri relatori e interventi dei ragazzi per in qualche modo vivere le motivazioni di questa scelta dell'intitolazione di una scuola, di un istituto a Giambattista della Porta. Qui si svolgerà invece il momento ufficiale dell'esposizione della targa, una scuola intestata ad un personaggio illustre quale Giambattista della Porta. I ragazzi sanno, nell'ultimo periodo hanno svolto un percorso didattico per conoscere Giambattista della Porta, per avvicinarsi a questo personaggio in modo da recepire integralmente quali fossero le motivazioni. La scelta di voler intitolare una scuola ad un personaggio che avesse un legame forte con il territorio. Perché? Perché i giovani, i ragazzi, le nuove generazioni potranno vivere meglio il presente e ancora di più prepararsi al futuro se hanno una consapevolezza forte delle proprie origini, delle proprie radici e quindi anche di coloro che hanno avuto, diciamo, un ruolo importante per Vico Equense e che sono un vanto e un orgoglio per la città di Vico Equense e del caso di Giambattista della Porta. Tutte le cose belle le diremo dopo, le motivazioni, il fascino di questa figura a cui abbiamo voluto intitolare l'istituzione scolastica. Ma oggi, in questo momento, per dare inizio con questa cerimonia, non c'è, diciamo, evento più bello e partecipato a tutti, perché poi i ragazzi in sala si alterneranno, perché la capienza della sala non è tale da consentire comunque la presenza di 250 bambini della scuola primaria più altrettanto 230 bambini della scuola secondaria di primo grado, ma a tutti hanno partecipato a questo evento di preparazione e di conoscenza al personaggio, perfino i bambini della scuola dell'infanzia, e poi ve lo dimostreremo con dei lavori che hanno prodotto, con delle attività che abbiamo documentato proprio per far capire, insomma, come si è lavorato e come in qualche modo abbiamo cercato di dare veramente consapevolezza di questa cosa a tutti i bambini. Mi è capitato spesso di andare a fare esami in scuole e chiedere perché quella scuola fosse intitolata ad un personaggio, ma nessuno mi sapeva dire, in qualche caso non solo i ragazzi, gli studenti, ma in qualche caso anche il personale. E trovo che questo sia, insomma, non debba succedere, quantomeno non voglio succedere nella scuola che io dirigo. Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicino in questa scelta, che mi hanno supportato e sopportato, perché chi mi conosce sa bene quanto sono precisa, quanto, insomma, lavoro c'è dietro, e quindi di conseguenza cerco con la stessa insistenza questo tipo di collaborazione. Ringrazio in primis i ragazzi tutti, l'amministrazione comunale, Don Ciro che è qui per la benedizione della targa, l'amministrazione comunale rappresentata dal vice sindaco Benedetto Migliaccio, gli ospiti, il professore Salvatore Ferraro, il professore Alfonso Paolella, il caro amico nonché presidente dell'Associazione della Porta di Sorrento Francesco Palagiano e tutti, il presidente del consiglio d'istituto, dov'è?